Mi trovo a Porto Buffolè, vicino a Treviso, quindi avete capito che sono in Veneto, perché sono sul set del film C'è anche domani, la storia del fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris, e con questo vlog voglio farvi capire un pochettino di cose che succedono dietro il set, ma non proprio tutte, perché per quanto riguarda le cose un po' più tecniche e interviste con le persone che stanno dietro la produzione di un film, c'è un altro video che trovate sul mio canale YouTube, che magari vi linko qui da qualche parte, con interviste e domande direttamente alle persone che stanno appunto dietro a questo fantastico set che è alle mie spalle. Questa è una location molto importante, tra l'altro, perché praticamente è il dodicesimo borgo più bello d'Italia, è chiaramente un posto piuttosto piccolo ma molto bello e perfetto per le scene che devono essere girate, perché mi spiegavano appunto che è stato scelto Porto Buffolè, appunto, che vi faccio vedere un po' anche nelle riprese varie, proprio perché bisognava trovare un luogo per riportare indietro un po' il tempo negli anni 50, e fondamentalmente Ennio Doris è nato a Tombolo, e quella location è stata trasformata completamente nel corso degli anni, e di conseguenza hanno preferito il cast, insomma gli organizzatori hanno preferito scegliere una location un po' più negli anni 50, e in effetti qui a Porto Buffolè non sono stati fatti tantissimi lavori, è stato tolto qualche cartello, qualche cosa molto piccola, perché è un borgo che conserva ancora le sue meraviglie. E con questo vlog vorrei farvi vedere un pochettino com'è appunto questo luogo e come funziona il set di un film. Quella che vedete alle mie spalle là si chiama Video Village ed è praticamente in questo caso una piccola tenda dove ci sono delle cose fondamentali, cioè dei monitor che servono per il controllo. C'è il monitor di controllo del regista, c'è il monitor di controllo del DOP e c'è il monitor di controllo del video assist. Quindi quelli che state vedendo in sovraimpressione sono appunto questa zona, diciamo, dove è necessario controllare tutto quello che succede. Tuttavia non ci sono i monitor ad esempio delle costumiste, di trucco e parrucco e così via, perché quelli sono molto più vicini alla scena e posti fuori dal video village. Quindi quella è una parte di monitor anch'essa importante, che serve ad esempio ai costumisti per vedere che sia tutto a posto nei costumi di scena, e qualora ci dovesse essere qualche problema chiaramente possono intervenire prontamente chiamando il regista e chiedendo appunto uno stop per sistemare. Un'altra parte fondamentale di un set è quella che c'è alle mie spalle, che è il parcheggio dei mezzi tecnici, dove fondamentalmente arrivano i furgoni piccoli, quindi non i tir, carichi di attrezzatura per poi andare sul set. Vi faccio vedere una piccola e rapida analisi che me l'hanno appena spiegato. Adesso faccio finta di essere quello preparato, ma non è assolutamente vero. Qui c'è la parte, diciamo, degli elettricisti, poi abbiamo una meravigliosa parte degli scenografi che sono all'opera qui dietro, con un camion completo di tutto quello che serve per le loro esigenze. Questa fontana, tra l'altro, alle mie spalle l'hanno costruita loro direttamente, fatta apposta per questo set. Poi abbiamo il furgone dei macchinisti, che si riconosce dalle sandbag messe lì. Abbiamo una macchina in passaggio, ma adesso la evitiamo. E qui c'è forse il furgone più interessante per i vari fotonerd, che è quello delle macchine da presa, che è buio e vuoto perché non ci sono le macchine da presa, perché sono sul set ovviamente in questo momento. E poi c'è il camion, sempre piccolino, degli elettricisti, insomma sono tutti i vari stativi eccetera eccetera, l'attrezzatura che serve anche in questo caso per il set. Quindi questa è tutta la zona, diciamo, in cui vengono parcheggiati i mezzi e vengono fatti tutti i vari set. Scusi, lei fa parte del set? Sì. Cosa fa sul set lei?
faccio sfigurare quelli che girano il film. Cosa? Che attrezzatura stai usando sul set, mi scusi? Guarda, sto usando una Blackmagic per fare delle riprese molto cinematiche, ma in realtà è tutta una farsa. È tutta una farsa perché è spenta, immagino. No, non è collegata all'SSD. Ok, perfetto. Quindi solamente cavi finti. Questo è il momento in cui le persone fingono di lavorare ma non lavorano davvero. Sì, sì, io vado sui set, faccio finta di registrare, oppure registro ma poi formatto. Tu hai visto troppo Boris, secondo me. Sì. Prima vi stavo parlando di furgoni, camion, insomma avevo detto qualcosa di piccolo, adesso sono passato a vedere la parte del set in cui ci sono le cose un po' più grandi, quindi camion un po' più importanti, tir vari, e soprattutto parliamo di costumi, che è una parte fondamentale secondo me per qualunque produzione, e poi ovviamente abbiamo tutti i vari van del cast con i camerini mobili. Quindi adesso vi porto a fare un girettino in quello che succede qui. Allora, adesso mi trovo nel mezzo della parte dei costumi, quindi sono tutti i vari camion super organizzati con addirittura lavatrice e asciugatrice. Questa è una cosa che assolutamente non sapevo, mi è piaciuta un sacco. Alle mie spalle vedete un finto videomaker che sta facendo dei video, ma per fortuna è sfocato quindi si vede poco, ma lì dentro c'è anche tutta la parte appunto di costumi, accessori. Adesso vi faccio vedere anche un pochettino, perché poi entrando da queste parti invece si vanno a vedere tutte le parti di costumi e figurazioni e costumi per le figurazioni. Adesso c'è un pochettino di casino, ma questa è la parte in cui vengono scelti anche i costumi dei bimbi e delle ovviamente figurazioni. Poi si passa un pochettino, questo è un locale che è stato concesso gentilmente in uso dal comune, è una palestra in ambito sportivo chiaramente, e poi si esce e c'è tutta la parte di track organizzativi, quindi tutta la parte di cibo, cose, caffè, pizza, spuntini eccetera eccetera viene gestita dalle persone che ci sono qui dietro di me in questa parte di camion. Eccoci qua, questi sono tutti i vari van, chiamati così, dove poi ci sono appunto i camerini degli attori principali o comunque di tutti quelli che sono, che fanno parte del cast di attori, comparse eccetera eccetera. Quindi qua gli attori si riposano, si cambiano, insomma tutto quello che deve essere sulla parte delle riprese. E quindi qua finisce la parte di tour dei camion e dei truck o dei furgoni, insomma tutto quello che vi ho fatto vedere come mezzi utili per la produzione del set. Intanto mentre passeggio da una parte all'altra del set vi do anche qualche dettaglio dell'attrezzatura che sto usando per fare questo vlog, perché sto provando la Fujifilm X-H2S con un obiettivo Viltrox, un 13 mm 1.4 bellissimo, che mi dà questo tipo di sfocato con un filtro ND dell'AIDA che poi vi linko qui sotto, e sto usando anche un video mic di Rode con un'impugnatura BT1 di Fujifilm. Microfono lo sto mettendo a dura prova perché ci sono rumori di ogni tipo, e secondo me è un'attrezzatura da vlog molto interessante. Soprattutto l'impugnatura BT1 non se ne parla molto perché è difficile da trovare sul mercato, questo va detto, c'è poca disponibilità, però funziona bene perché è un'impugnatura con tutti i vari comandi che servono, c'è il lock, c'è il controllo per gli obiettivi zoom motorizzati, c'è il controllo Bluetooth, c'è la possibilità di scattare foto e ovviamente far partire la registrazione video come sto facendo io direttamente dalla mia mano qui. Questo obiettivo Viltrox invece è spettacolare, secondo me per i vlog è perfetto. Sto tra l'altro usando questa X-H2S con la simulazione pellicola eterna perché volevo un pochettino vedere come rende in video per i vlog, e secondo me è veramente bellissima. Quindi poi avete visto nelle varie immagini in sovraimpressione l'attrezzatura, ma
si sta comportando molto bene, anche perché ho girato già almeno 20 minuti e ho consumato due tacche di batteria, ovviamente tutto in 4K30 e i contributi in 4K120. È praticamente calata la sera qui a Porto Buffolè, siamo al tramonto, stop di luce in meno. Questo significa sul set correre, perché mancano le ultime scene, diciamo, da fare con questa tonalità di luce, che comunque dura tendenzialmente poco. Diciamo, i tempi cinematografici potrebbero essere anche più lunghi del previsto, per mille motivi, mille ragioni. Sta andando tutto bene sul set in questo momento e stanno girando delle scene molto importanti. Chiaramente cambi di luce significa, come dicevo prima, correre, cambiare la sensibilità ISO, le cose, i settaggi, tutto quello che concerne la parte di girato, perché poi, questo ancora non lo so perché non ho ancora visto il film, ma se l'intento del regista è quello di fare in modo che questa luce sia catturata al meglio, beh, allora bisogna assolutamente correre. Quindi la parola d'ordine è correre, spostare tutte le persone che non servono, girarsi velocemente. Questo è quello che sta succedendo in questo momento sul set. Per questo film la regia è stata affidata a Giacomo Campiotti e alla Movie Magic International, che appunto sta realizzando le riprese, come vi dicevo qualche filmato fa. Sono 7 settimane di riprese che evidenziano appunto la vita di Ennio Doris, e il set è stato spostato più volte, chiaramente nei luoghi importanti per Ennio, e quindi con conseguenza ci sono stati dei set a Portofino, ad esempio. Adesso siamo in Veneto, che è una regione fondamentale per la storia di Ennio Doris, e poi ci si sposterà a Milano e limitrofi per, diciamo, le riprese finali. Se sentite un gran casino adesso è perché sono andati tutti in pausa, a parte quelli che devono allestire il set e proseguire per le prossime scene. Quindi adesso ci sono tutti quanti al lavoro, diciamo, nella parte operativa e tecnica, per rispostare tutto, rifare tutto, cambiare tutte le scenografie. Qui prima, ecco, questo lo stanno smontando interamente, lì stanno allestendo un'altra parte, e tutto questo deve essere fatto nel minor tempo possibile per permettere poi di riprendere regolarmente le riprese. Quindi adesso questo è un test anche estremo per questo rode, che deve essere molto direzionale per fare in modo di sentire un po' di meno questi rumori che ci sono dietro. Però la vita da set è molto dinamica. Sembrava facile l'allestimento diurno, cosa che non è assolutamente vera. Beh, immaginate l'allestimento notturno, dove non c'è più luce del sole da sfruttare, quindi bisogna ricreare un ambiente realistico usando luci di ogni tipo, quindi i vari sky panel di Harry, riflettori, cose, prese, tutto quello che si può utilizzare di sera per creare uno scenario giusto è veramente da studiare. Infatti in questo momento il DOP si sta coordinando con gli elettricisti per riuscire a ricreare la scena esattamente come la vuole lui e come deve essere fatta. Come sta andando, Nico? Non so neanche che ore sono, scarico l'Apple Watch. È vero, stavo per chiederti che ore sono, ma non lo so nemmeno io. Lo sappiamo. È notte, di fatto che è notte, quindi potrebbero essere le 2 di notte, come potrebbero essere le 21. Potrebbero essere anche le 6 di mattina, comunque. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, ma stiamo tornando sul set per vedere cosa stanno combinando.
intanto che qua continuano a fare il set, io continuo a fare un po' di riprese, vi spiego qualcosa di più di questo film, C'è anche domani, appunto, che è un film diretto da Giacomo Campiotti che racconta l'incontro avvenuto tra Ennio Doris e Silvio Berlusconi, interpretati da Daniele Sant'Antonio e Alessandro Bertolucci, nel 1981 nella Marina di Portofino, e poco prima di questo evento Berlusconi aveva rilasciato un'intervista a Capital nella quale dichiarava che chiunque avesse in mente buone idee imprenditoriali e si presentasse lui con una proposta sarebbe stato diciamo accolto. Doris all'epoca era con sua moglie Lina, che nel film viene interpretata da Emma Benini, a Portofino, quando appunto si è imbattuto in Berlusconi proprio sulla spiaggia ligure. Poi ci sono altri diciamo avvenimenti chiaramente fondamentali di questo film, perché dopo questo incontro i due uomini si sono chiaramente rivisti ad Arcore per fondare il 2 febbraio del 1982 il programma Italia, che oggi è noto come Banca Mediolanum. Quindi nel cast troviamo anche ad esempio Massimo Ghini, che interpreterà Ennio Doris in età matura, così come anche l'attrice Lucrezia Lante della Rovere nelle vesti della moglie dell'imprenditore Lina Tombolato. La casa di produzione è Movie Magic International SRL, fondata all'inizio degli anni 90, e quindi questo è una pellicola diciamo che uscirà nel corso del 2024 al cinema, e quindi io sono qua per raccontarvi un pochettino questi aspetti e darvi qualche dettaglio in più, ma potete seguire comunque i canali di Banca Mediolanum per capire le date effettive, oltre poi a vedere i vari trailer su YouTube e così via. La cosa più difficile è riuscire ad allontanarsi dal set per poter parlare con un tono di voce normale senza disturbare nessuno. Però ragazzi, sono giunto alla fine di questa esperienza, è stata una giornata straordinaria, non sono abituato a fare i vlog, lo ammetto, mi sono trovato molto bene con questa attrezzatura, soprattutto anche con la nuova impugnatura di Fuji, di cui vi parlerò anche tra Instagram e YouTube, insomma avremo modo di riparlarne con calma, con il Viltrox 13 che ha un obiettivo devastante soprattutto per video, è pazzesco, e ovviamente la XH2S con cui ho fatto tutto questo vlog con la simulazione pellicola eterna, già tutto pronto in camera, una comunità incredibile. È stato difficile oggi trovare le luci giuste, non farsi subire troppo dal sole, non rompere le balle sul set, però ho conosciuto un sacco di persone straordinarie che fanno un lavoro bellissimo, dei professionisti con la P maiuscola, che tra l'altro sono anche persone molto umili, questa cosa ve la devo dire, perché la maggior parte delle persone diciamo più tecniche, più nerd se volete, un pochettino come me, non hanno neanche troppo voglia di apparire, di essere riprese, fanno il loro lavoro, fanno un lavoro tecnico molto difficile che ha i suoi lati positivi, i suoi lati negativi come tutto, ma sono persone molto umili e questa è una cosa secondo me importantissima che va detta. Quindi è stata un'esperienza veramente molto bella che spero di rifare, perché mi piace tantissimo vedere questi professionisti all'opera, vedere dietro le quinte, non vedere sempre solo il film finito, ma vedere come viene girato, quali sono le cose da fare, come bisogna correre, fare, disfare, essere attivi, trovare soluzioni velocemente, è una cosa veramente molto stimolante. Quindi spero che questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbia fatto vedere qualche dietro le quinte interessante. Io vi ricordo che vabbè, il film uscirà prossimamente al cinema, mi raccomando andate a vederlo perché la produzione è veramente fantastica, la storia è molto importante, anche secondo me molto interessante, e soprattutto quello che posso dirvi è che se volete un altro contenuto su questa produzione su YouTube chiaramente trovate anche la parte un po' più cioè non vlog, un po' più fatta bene, come dire, non così tanto in movimento con il mio braccio che è stanchissimo e devastato, in cui intervisto alcune persone di riferimento che hanno chiaramente partecipato alla produzione di questo film. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete altri contenuti come questo, e noi ci rivediamo prossimamente su questi canali. Questo è il momento in cui si chiude il sipario e vado a rubare una Harley dal set.